A notte è stata tutta una tempesta. Poi un vento freddo ha pulizzato il cielo e gela pure il sole. Ma Gennarino manco se ne cura, altrimenti casaglia era in dall'ortale e trasa a casa come una saetta. Rosì, attizzo il fuoco sotto stufaturo e appena vodo me ne inaccaruni. Ha già sentito la tofa. Segno che oggi si fa già mascherata. Da bambino ricorda che si faceva questa famosa sfilata delle maschere per le vie del paese di San Mauro Cilento. Poi naturalmente col passare degli anni, proprio nel 1970, un giorno eravamo in ufficio con il mio carissimo amico e collega Angelino Pedillo e mi venne la felice idea di parlare di questa famosa mascherata che si faceva a San Mauro Cilento. E gli chiesi, siccome lui era molto più esperto di me, molto più capace, era più anziano naturalmente, aveva delle notizie che io non conoscevo, e gli proposi di riprendere questo discorso della mascherata. In effetti lui non se lo fece dire due volte, acconsentì subito. E da quella data, dal 1970, ci mettemmo al lavoro e quindi incominciamo a fare una ricognizione di tutto ciò che c'era, potevamo recuperare, e di quello che serviva per il futuro per riprendere questa manifestazione. Facemmo un elenco di varie cose, naturalmente mancava la cosa più essenziale, cioè le maschere. Le maschere di quell'epoca erano fatte, diciamo, in una specie di cartapesta, le ho fatte pure io, ecco, con colla di farina e via di seguito, con le forme di in terracotta e via di seguito. E allora pensammo chi poteva rifare queste maschere. E pensando, ci venne in mente che c'era un personaggio di un paese qui vicino, Serramezzana, il quale era un tipo molto capace a fare queste cose. Comunque lo convincemmo. Alla fine accettò. Ne ordinammo una settantina all'epoca. Mancavano i vestiti ancora. Ci mettemmo un po' in giro per le... c'erano alcune donne sarte del paese e per la verità si misero a disposizione e ci fecero dei vestiti come noi li ordinammo, perché la mascherata di San Mauro, la caratteristica era che ci dovevano essere alcuni personaggi chiave per fare questa sfilata. Faccio un esempio: il diavolo, il prete, il vescovo, il volante, il turco. C'è una figura molto importante che fa parte diciamo così, della mascherata di San Mauro, il cardalana, così chiamato. Cioè era colui che con un attrezzo particolare cardava la lana. E tanto per dire, vedeva una bella donna, una bella signora, e magari gli diceva, gli si voltava di fronte e diceva: ti devo cardare la lana e via di seguito, e diceva queste strofette che, diciamo così, che avevano un doppio senso in effetti, e naturalmente si tramandavano. Ce ne sono altri, per esempio, pure tanto per dire, il cacciatore con un fucile finto ci metteva dentro della segatura e andava di dietro alle persone, per esempio, gli bussava, solo quello si girava, fum, e gli spruzzava tutta la cosa in faccia e via di seguito. C'erano tutte queste funzioni caratteristiche che facevano parte proprio della mascherata, ecco. Facemmo questi vestiti e incominciammo dal 1971 a fare la prima sfilata, a riprendere questa tradizione.
che stava quasi per finire, per la verità, ecco, perché non c'erano le persone capaci di perdere un po' di tempo per fare queste cose. Facemmo la prima manifestazione ed ebbe un successo, per la verità, enorme, perché la prima sfilata che facemmo lungo le vie del paese, sia a Casal Sottana sia a Casal Soprano, lì ebbe un successo enorme. Dunque, i ricordi bellissimi che io ho avuto il ricordo da bambino, proprio durante il periodo di carnevale, era molto sentito nel paese, perché incominciava dalla mattina che c'era una persona per annunciare che c'era questa sfilata con una tufa, andava suonando per tutte le vie del paese annunciando questa sfilata che si faceva di solito di pomeriggio. Allora, quando incominciava, tutte le persone di casa uscivano fuori, lungo tutte le vie del paese. Poi, naturalmente, la cosa più bella era il pranzo di carnevale. Il pranzo di carnevale che consisteva in particolar modo sulle famose polpette che si facevano con la salsiccia, tenendo presente che all'epoca tutti tenevano le salsicce. Ed era l'occasione giusta proprio quel giorno per mangiare questi prodotti. Naturalmente, poi la sera si festeggiava il carnevale in piazza con un fandoccio vestito, così si bruciava e via di seguito, e così veniva completata tutta la giornata festosa del carnevale, che poi non è che si faceva solo in quel giorno. La sfilata incominciava il 17 gennaio, il giorno di Sant'Antonio Abate. Da quel giorno, ogni domenica fino alla fine di carnevale si faceva la sfilata, perché questa è la caratteristica del carnevale San Maurese, che è rimasta sempre quella solita tradizione. Come si faceva una volta, così si fa pure adesso. Carno Luvaro che ora ha mascherata. Si son simma na scala, vai alla fine. Na vambata al fuoco, brucia a paglia. E oscuro ammuta i suoni e ferma e balle.